Ciao a tutti. Oggi parliamo di un aspetto molto importante per quanto riguarda l'arco nudo, il braccio dell'arco, che a mio avviso è essenziale avere una tecnica adeguata per l'utilizzo del braccio dell'arco. Io vedo sempre in giro cose che a mio modestissimo parere non funzionano in modo adeguato. Ad esempio, vi faccio un esempio: sempre più spesso vedo tirare come tirano gli archi olimpici, che hanno tutta una stabilizzazione, hanno tutta un'altra strategia che permette di utilizzare il braccio dell'arco in maniera molto più facilitata e molto più performante, che è questa, no? Che vedo proprio spostare completamente, estroflettere, extrarotare la spalla dell'arco, andare in ancoraggio, quindi andare molto in allungo e poi tirare la freccia in questo modo qua. A mio parere questo sistema non è corretto, e soprattutto non è corretto per chi è già un pochino più avanti con gli anni, visto che gli archi nudi non sono tutti atleti della nazionale, e qua non stiamo parlando di allenare atleti della nazionale, ma ci sono anche un sacco di persone che vogliono tirare con l'arco e non devono farsi male, soprattutto. Quindi l'extralotazione della spalla non è una buona idea. Questa non è una buona idea. Certo, io sono perfettamente allineato, però non è, a mio parere, molto conveniente. È molto più conveniente, sempre a mio modestissimo parere, gestire il braccio dell'arco in maniera distesa, cioè il braccio disteso ma non bloccato, spalla non extrarotata. Come tiro? In questo modo qua. In questo modo, anzi, facciamo una cosa ancora migliore. Vediamolo su questo gomito. Il gomito, come vedete, io posso anche averlo piegato e andare in ancoraggio. Ok, lo possiamo vedere in questa posizione. Questa è l'estrarotazione, che oltretutto vado molto più in allungo, oppure, e mi faccio male alla spalla, e in questo modo posso estendere la spalla, quindi uscire, la testa dell'omero esce, la spalla si estende, vado in ancoraggio e il braccio ce l'ho in questa posizione. Quindi è molto più conveniente avere un braccio dinamico, non bloccato, dinamico, disteso, che possa avere una certa dinamicità, che possa seguire senza interferire troppo e senza provocare soprattutto l'incubo di tutti gli archi nudi, sono le torsioni sull'impugnatura o le torsioni sui flettenti. Quindi cosa vi consiglio di fare? Vi consiglio ad esempio di fare questo esercizio. Vado, tengo il braccio bello piegato in questo modo, vado in ancoraggio, sento la schiena, sento che mi allino con la schiena, distendo, mantengo e rilascio. Lo rivediamo. Braccio piegato, ancoraggio, dorsali, schiena, distendo, rilascio. Ok, questo ovviamente è un esercizio per poi arrivare ad ottenere questo risultato. Braccio disteso ma non bloccato, estensione della spalla, espansione, rilascio. Ok? Provate
a fare questo esercizio. Prima di arrivare a quello che abbiamo visto prima, che è il finale, provate a fare questo esercizio. Quindi, espansione, rilascio. Questo è un esercizio, ovviamente. Un esercizio che vi provocherà questa espansione e farà distendere il braccio senza bloccarlo. L'allineamento non sarà geometrico, però se utilizzate i muscoli dorsali, alla fine sicuramente le forze, i due vettori, spinta e trazione, saranno sicuramente sul piano verticale. Quello è l'equilibrio dinamico che noi percepiremo come spinta e trazione sullo stesso piano, quindi l'espansione sul piano verticale. Anche se geometricamente non vediamo una perfezione assoluta, però diciamo che in questo momento io sono in perfetto equilibrio dinamico. Ok? Provate, poi mi fate sapere.